Corone Vassallo, siamo al 26 marzo 2024, buonasera a tutti. Allora, penso che dobbiamo fare qualche piccola riflessione perché davvero ho letto dei commenti, specialmente su TikTok. TikTok ho una visibilità enorme e considerate che il video di ieri ha fatto 15.000 visualizzazioni con varie condivisioni. Però quello che molti hanno scritto è veramente assurdo. Mi hanno scritto tantissime persone dicendo: ma guarda che siete insetti, non era riferito a voi in special modo, è una serie televisiva di Netflix, possibile che non lo avete capito, possibile che dovete... Ma io vorrei fare delle riflessioni specialmente verso queste persone che hanno detto: è stato un errore mettere quella pubblicità, o addirittura alcuni hanno detto hanno raggiunto lo scopo di pubblicizzare questa serie televisiva. Ma ci vogliamo prendere... Allora, se ci vogliamo prendere per il culo, facciamolo, non c'è nulla di male. Uno dice: va bene, sappiamo che è una presa in giro, sappiamo che va così, facciamo che va bene. Però non potete prendere in giro delle persone che mettono impegno nel cercare di capire ogni giorno quali programmi folli abbiano determinati personaggi che tirano le fila della vita. Allora, partiamo dalla prima ipotesi. Si è detto che hanno sbagliato a scrivere siete insetti, ma non siamo più nel 1980, che una persona arriva lì, scrive quello che gli pare e poi va via. Siamo nel 2024, a parte che ci sono comunque 1000 controlli, si può assolutamente togliere nel giro di un secondo qualsiasi errore, ma di errore non si è trattato. E allora si parla di pubblicità di Netflix. Ma pubblicità di Netflix, vogliamo capire che è un pochino strano che proprio questa pubblicità avvenga dopo che c'è stata la farsa in Russia, perché quella della Russia è stata una farsa. Allora, ritorniamo al discorso del ragazzo che ha ucciso la fidanzata Turetta. Allora, secondo l'intelligence russo, 4 cammellari partono, arrivano a Russia, arrivano alla stazione nel centro della città, entrano con i fucili, con i mitra addosso, entrano in un teatro, se non sbaglio, e sparano alle persone così. Ma ce volemo fa pia per? Allora, io ogni volta che esco con la macchina, non dico che vengo fermato ai posti di blocco, ma incrocio almeno 4 posti di blocco a ogni uscita che faccio. Poi è chiaro, mi fermano magari una volta ogni 2 mesi, però ti fermano. Ora, voi mi volete far credere che 4 cammellari sono arrivati lì al teatro lì a Mosca, non mi ricordo dove esattamente, con i mitra pieni, carichi a mo' di romanzo sulla camorra, sulla mafia, queste cose qui, hanno preso e hanno ammazzato le persone. È logico che anche questa è un'ennesima presa per il culo, un'ennesima pesante presa per il culo. Ma l'altra presa per il culo, ancora più pesante, è quella che una frase come quella apparsa ieri a Roma Termini e a Milano a stazione Cadorna, mi sembra, prendetela con le pinze, non conosco Milano,
caso strano è apparsa proprio dopo la pagliacciata russa. Sembrerebbe quasi un presagio, come ha detto un ragazzo sotto un mio video, sembrerebbe quasi un presagio, come per dire: guardate, prima o poi, a breve, anche qui in Italia ci sarà un simile attentato in cui finirete come insetti. Ora, se noi andiamo a utilizzare la raziocinio, la mente, questo ragionamento non fa una piega. Perché? Perché è troppo vicina la corrispondenza. Ci troviamo in un momento storico in cui naturalmente c'è stata anche una forte campagna contraria all'alimentazione a insetti, ma proprio in questo momento in cui moltissime persone sono state proprio schiacciate come insetti, caso strano, proprio in questo momento appare un simile messaggio. Un simile messaggio che è anche un qualcosa di subliminale, troppo strano. Cioè, si potrebbe dire, si sarebbe potuta fare pubblicità in mille modi, e invece no, proprio in questo modo. Allora, una persona può credere, può pensare quello che vuole, può immaginare le coincidenze, può pensare a coincidenze, può pensare a qualcosa fatto per sbaglio, ma chi pensa questo sta peccando di ingenuità. Perché se non è questa la spiegazione esatta, se non è questa la chiave di lettura esatta, poco ci manca. Ma è qualcosa di simile. È qualcosa di simile, anche perché si sta mettendo nella testa delle persone la paura della terza guerra mondiale, la paura delle bombe, la paura. Io ve l'ho detto più volte, una terza guerra mondiale non scoppierà. Ma non scoppierà non perché sono buoni, perché semplicemente al giorno d'oggi non serve. Basterebbe, per ammazzare un terzo della popolazione, fare un blackout elettrico di un mese. In un mese, tra quelli che sono attaccati a macchinari elettrici, quelli che non resistono alla paura e si suicidano, quelli che sbagliano qualcosa e si ammazzano, guardate, sarebbe molto più cruenta di una guerra. Un blackout elettrico sarebbe più cruento di una guerra. Ma non lo faranno, questo non lo faranno. Sapete cosa faranno? Continueranno con gli attentati, perché gli attentati mettono paura, e la paura è il cardine del loro comandare. Senza la paura, senza immettere paura, le persone non le comandi. Comandi le persone quando hanno paura. La paura è la chiave di ogni meccanismo di comando verso il prossimo. Ragazzi, mi dispiace che a volte devo fare dei video che dovrebbero essere più lunghi, ma non li posso fare perché su TikTok massimo raggiungi i 10 minuti di video, quindi non mi va di troncarlo, anche perché c'è grandissimo riscontro su TikTok. Bene, ci vediamo domani, fatemi sapere cosa ne pensate. A domani.